Riporto di 2. 14. Mi serve un po' di zucchero. Sì, per me è 14. O forse è 15. Questi problemi sono così tosti. Forse mi serve altro zucchero. Ragiona, Sofia, ragiona. Cosa? Ma cosa sono, una capra? Ci deve essere un modo migliore per mangiarle. Ma in realtà... adesso sì che si ragiona. Prendi la caramella e infilala nella perforatrice. Ecco! Ora che hai un buco, facci passare dei fili e uniscili. E ora hai un segnalibro caramella. Ora sì che vorrò leggere. Sono prontissima. Ciao ciao, gustoso segnalibro. Ma dove l'hai preso? Non potevo più resistere. Sì, stiamo seguendo molto attentamente. Ci è cascato in pieno. Dovrei iniziare a venderli. Era solo un pensiero. Devo ricordarmi di chiamare il dottor Sharp. Signorina, dove crede di andare? Non può portare il cibo là dentro. Ma l'ho appena aperta. Pensi di essere meglio di me perché sei lì dietro? Ho un'idea! Prendi una mascherina come questa e mettici dentro della colla a caldo. Poi aggiungici un pezzo di tessuto. Prendi della colla edibile e usa un pennello per applicarla. Dei piccoli puntini andranno benissimo. Adesso attaccaci i tuoi dolcetti preferiti. Una volta riempita tutta, hai fatto. Sembra buono, vero? Salve. Aspetti, non ha del cibo, vero? Non vedo nulla. Ma sembra ansiosa. Beh, sembri a posto. Ah, non posso credere che abbia funzionato. E nessuno sa che sono strapiena di M&M. I migliori dolcetti di sempre. Ah, posso anche masticarli con la bocca aperta. Buongiorno! Inspirate ed espirate. Congiungete i palmi e piegatevi in avanti. Di nuovo. Oh! Oh? Ah, non di nuovo. Che imbarazzo. Scusate il ritardo. Oddio. Quasi non mi prendeva. E ancora. Così dovrei farcela. Che cos'è questo rumore? Srotolo il materassino qui. E ci sono. Ma prima, un po' di snack. Ops, è il lato sbagliato. Braccia in fuori. Congiungete i palmi. Ah? Oh? E lei quando è arrivata? Non ci credo, non se n'è accorta. È il mio momento. Ne prendo uno adesso che sono giù. Veloce! Un piccolo morsetto qui. Oh. E allungate le braccia. Ho fame! È l'ora dello spuntino! Ah? Va bene, beh, mi serve da bere. Aspetta. Dov'è finita la mia bevanda? Forse sono solo confuso. Che ne dici di alcune patatine? Aspetta, dove sta andando tutto quanto? Jake? Uffa, esatto, ora ricordo. Niente spuntini in classe. Ora cosa faccio? Aspetta, cosa sta mangiando? Ehi, dov'è il cibo? Huh? Qua
questo è solo un taccuino. No, guarda dentro. Ascolta, prendi un normale taccuino. Avrai anche bisogno di un coltello. Ora inizia a tagliare. Devi tagliare un grande quadrato. Ora rimuovi tutte le pagine ritagliate. Guarda, c'è spazio per tutte le caramelle e ci stanno benissimo. Ora chiudi e hai fatto. Ecco, prendi pure. Ma che buone! Occhio, arriva l'insegnante! Hai del cibo? Sembra di no. Alt! Niente cibo qui. Forza, sbarazzatene e poi ritorna. Ok, vediamo se stai nascondendo qualcosa. Non posso farmi beccare. Ehi, la sua collana! Mi ha dato un'idea. Sì, funzionerà. Voilà, gioielli nuovi da sfoggiare. E qui che cosa abbiamo? Tutto a posto, puoi andare. Ce l'ho fatta! E adesso un bel morso. Sbaglio, sta mangiando una collana. L'hai visto anche tu? Ehi, puoi darne un po' anche a noi? Ma certo, accomodatevi. Grazie, geniale! Oh, quanto è bello! Alt, qui non si entra con cibo e bevande. Devo controllarti prima di farti entrare. Che cos'è questo? Puoi entrare. E il prossimo? Oh no, si prenderà le mie caramelle! Oh, il guerriero barbuto! Ecco la soluzione! Mi servono una barba finta e tanta colla. Basterà tracciare un sorriso così. E poi aggiungo un pezzetto di stoffa. Ho fatto una tasca perfetta per nascondere così le caramelle. È una delle mie idee più geniali. Barba a posto e caramelle nascoste. Andiamo! Aspetta un attimo. Oh, ma sei tu, guerriero barbuto! Entra pure. Ah, ce l'ho fatta senza problemi. Ehi, bella barba! Vero? E nasconde delle caramelle? Ma dai, è geniale! Posso averne un po'? Certo, perché no? Amico, stai alla larga dalla mia ragazza! Oh, scusami, ne vuoi una? Oh, grazie, bello! C'è mancato poco, salvato dalle caramelle! Oh, grazie mille! L'esercizio fisico è importante! Oh, io sono stanca e odio fare ginnastica. Sì, ottimo lavoro! Evviva! Il fitness! Ora qualche squat! Degli squat perfetti, Madison! E ora gli addominali! 1 2. Cosa c'è? Niente addominali! Va bene, di nuovo in piedi! Devi prendere l'educazione fisica più seriamente! Scusi! Aspetta, ho un'idea! Sono tornata con questo top sportivo! Sono pronta a prendere sul serio l'educazione fisica! Oh, wow! Guarda che addominali! Una forma fisica impressionante, Madison! I miei addominali sono fatti di cioccolato! Allenarsi è così delizioso! Il cioccolato è molto più buono! Mi sto proprio impegnando! È mancato, di nuovo. Concentrati! Trova l'obiettivo!
Ah, ma che cos'ha questo bersaglio? E adesso chi è? Una festa? Ma ti ricordi che è successo l'ultima volta? Il buttafuori non ti ha fatto entrare per via degli snack. Una vera delusione. Adesso sì che mi girano. No! Ma forse so cosa fare! Hai un bersaglio come questo? Prendi del nastro biadesivo e fissalo qui, nei quadratini. Via! E adesso fissa un verme gommoso qui. Alla fine verrà così buono! Ehi, ferma! Ok, vai pure. Ancora tu! Hai portato un gioco, eh? Sono solo freccette, vedi? Grazie, amico! Ha funzionato! Ehi, ragazzi! Volete qualche vermetto? Quelli gommosi! Figo, eh? Daccene un po', Kevin! La del prima e del dopo. Ok, Brian, puoi entrare. Stai mangiando del cioccolato! Eh no, niente bevande o cibo qui. I tuoi denti ringrazieranno, su. Come se andare dal dentista non fosse già triste. Sì, sono appena arrivata. Ehi, qualcosa da mangiare? Direi proprio di no. Beh, sei fortunato. Cosa? È la cosa più geniale che abbia mai visto. Grazie. Adesso so perché sei qui. Ti sto facendo un favore, credimi. Brian, niente dolci per tutta la settimana. Kevin, tocca a te. Cioccolato caro, siamo soltanto noi due. O forse è meglio di no. Ah, fermo lì. Devo farti lo scan. Mi spiace, conosci le regole. Niente cibo e bevande qui. Va bene. Sta ferma, devo farti lo scan. Tutto a posto, puoi entrare. Questo club è uno sballo. E adesso è ora di fare merenda. La mia merendina preferita. Wow, pazzesco. Au! Ha funzionato alla grande. E il resto lo tengo per dopo. Ok, il prossimo. Braccia su. Accidenti, sta perquisendo tutti. Come facciamo con le nostre merende? Dobbiamo nasconderle. Forza, amico, tocca a te. Mi prendi in giro? Guarda che la vedo, la tua merendina. Va bene, un secondo. Guarda che cosa so fare. Ta-da! La merendina non c'è più. L'ho teletrasportata laggiù. Wow, ma come hai fatto? Comunque dammela. Buona serata. Oh, gli hai dato la mia? Sì, ma l'ho fatto soltanto per distrarlo. Abbiamo ancora la mia merendina? Che bontà! Alt, e quella che cos'è? Sentiamo. È una sfera da discoteca di ricambio. Ah, va bene, vai pure. Perché hai portato una sfera di ricambio? Non è mica vera questa. Adesso ti spiego. Prima di tutto serve una piccola anguria. Poi la spruzziamo di vernice commestibile, finché diventa liscia e splendente. Poi aggiungiamo i quadratini di alluminio. Basterà incollarli su tutta la buccia. Lo ricopriamo dappertutto e voilà! Eccola qui! Qualcuno vuole anguria?
Oh sì, che freschezza! Bisogna restare idratati se vogliamo fare festa. Alt! Quella che cos'è? È la sfera da discoteca di ricambio. Sono il tecnico. Ma se lei è il tecnico, allora... Oh no! Che strano questo club. Salve, sono qui per il club. Ehi, niente cibo né bevande qui. Beh, tanto io non ne ho. Stai masticando una gomma, non si può. Sputala. Adesso posso andare? Ferma, devo farti lo scan. Non so, non mi convince. I capelli! Oh no, 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 no! Non sono ancora convinto, aspettami qui. Con questo scoprirò che cosa mi nascondi. Ok, ispezione completa. Puoi entrare. Finalmente! Woo! Che club fantastico! E ho la mia merendina con me. Queste caramelle si modellano facilmente. Così le ho messe sulle unghie finte. Basta dargli la giusta forma, così, e indossarle. È come fare una manicure in pasticceria. Una caramella su ciascun dito. Incluso il pollice, naturalmente. Finita la manicure, sono prontissima per il club. E anche per lo snack. Si sta mangiando le unghie. Che schifo! Oh, è disgustoso! Andiamocene! Alt! Un attimo, devo finire il make-up. Ok, sono pronta. Vediamo. Wow! Sono in ritardissimo! Oh, hai del trucco! Me lo presti, ti prego, sono un disastro. No, scusa, proprio non posso. Ma che strana scenetta. Ehi, ma che fine ha fatto la solidarietà tra ragazze, dai! Ma dai, te l'ho chiesto anche gentilmente. Oh? Che cos'è questa roba? Questo non è trucco. Ho capito! Ha appena leccato il trucco. Sì, entrate, dai. Che schifo. Non ci credo, ci hai nascosto le caramelle. Certo, è il modo più semplice per farlo. Che buona. La serata si è fatta gustosa. Chiamami quando hai fatto, ok? Ehi, firmati. Devo controllarti la borsa. Ah, come pensavo. Niente cibo o bevande, capito? Puoi tenerli tu finché non finisce. A dopo. I giovani. Stupide regole. Beh, terrò tutto io, immagino. Sta ancora guardando? Non sembra neanche sveglia. Sarò molto, molto silenziosa. Continui a sognare, signora. Sì, ce l'ho fatta. Oh. Un medico! Non attirare l'attenzione su di me. Così, così, da brava. Ah, mi serve un piano B adesso. I medici sono ovunque. Almeno quella tipa è simpatica. Ma è incinta. Ed è enorme. Quasi quanto il mio sacchetto di dolci. E tra poco sembrerò incinta anche io. Devo soltanto aggiustare un po' qui. Forza, zainetto. Siamo pronti per andare. Mettiamo alla prova il pancione. Deve sembrare realistico, giusto? Oh, il terzo trimestre è il peggiore. Oh, sono un'altra paziente. Che medico sveglio. È solo Nina. Nina? Mi devi dire qualcosa? Hai un super pancione! Sì,
E non sai quanto è delizioso? Avevi qualcosa sulle guance? Sì, e c'è dell'altro! Bel bambino, eh? L'ho intrufolato solo per te, ed è tutto qui! Non so come avrei fatto senza questa roba! Mangiamo! Arriviamo a 100, forza, su! Non credo di farcela! Forza, Sofia! Li vuoi i muscoli oppure no? Niente piagnistei, su! È normale sudare così tanto? Ci siamo quasi! Ma mi sembra di morire! Ok, va bene, 5 minuti, ragazza. Questo era tosto! Ho setissima! Ah, scusami! Questo è un bilanciere! Ci sono lecca-lecca all'estremità! Scusa, ti dispiace? Aspetta! Sei fortunata, ne ho due! Tieni! Ma è la cosa più bella del mondo! Credo che partirò da qui! Wow, la collina in bocca! È al lampone! Arriva! Wow, forza ragazze, forza, così! Il tempo scorre, sapete? È il modo perfetto per averne un assaggino! Oh sì, alla grande così! Il miglior allenamento della vita! Salve, sono qui per il club! Ehi, niente cibo né bevande qui! Beh, tanto io non ne ho! Stai masticando una gomma, non si può, sputala! Adesso posso andare? Ferma, devo farti lo scan! Non so, non mi convince. I capelli! Oh no, 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 no! Non sono ancora convinto, aspettami qui. Con questo scoprirò che cosa mi nascondi. Ok, ispezione completa. Puoi entrare. Finalmente! Che club fantastico! E ho la mia merendina con me. Queste caramelle si modellano facilmente. Così le ho messe sulle unghie finte. Basta dargli la giusta forma, così, e indossarle. È come fare una manicure in pasticceria. Una caramella su ciascun dito. Incluso il pollice, naturalmente. Finita la manicure, sono prontissima per il club. E anche per lo snack. Si sta mangiando le unghie. Che schifo! Wow, è disgustoso! Andiamocene! Oh, sono proprio dell'umore per festeggiare! Una festa? Sto arrivando! Sul serio? Altro che divertimento! A meno che non possa intrufolarlo! Un attimo, questi tipi mi hanno dato un'idea! Oh sì! Avrei dovuto portarne due. Non sai leggere, giovanotto? Sì, vabbè. Salve, signore. Posso avere questo onore? Oh, signore, ma non deve. Molto gentile. È stato un gioco da ragazzi. E adesso posso mangiarla quando voglio. E ancora! Contento lui. Capisco. Sì, sì, per me è chiarissimo. Sto solo masticando il cordoncino, niente di che. Ma Jake sta mangiando qualcosa? Fammi controllare meglio. Sembra un cordoncino. Aspetta. Cos'è questo? Non è un cordoncino. Jake, niente cibo in classe! Beh, mi scusi. E adesso cosa? Ho ancora fame. Oh, penso di avere un'idea. Devo solo bere un sorso d'acqua.
Oh, quest'acqua è così deliziosa, intendo rinfrescante. Jake, io ti vedo. Non puoi mangiare dal bicchiere. Uffa, va bene. Sul serio, torna al lavoro. Sto sempre a morsicare quella penna. Ma ho avuto un'idea. Tutto ok, è ora di mangiare. Toglierò il tappo dell'evidenziatore. Quindi rimuoverò la parte dell'inchiostro. Non devo dimenticarmi della punta. Ah, è più grande di quanto avrei immaginato. Devo anche pulirlo. Il prossimo passaggio è il dolcetto. Infilerò il dolcetto nel pennarello. Perfetto! È ora di rimettere il tappo. Ora va bene. Bene, un evidenziatore dolce. Mmm, è così buono. Potrei mangiarlo tutto il giorno. Jake! Cosa stai mangiando? Non sto mangiando, sto solo masticando sull'evidenziatore, proprio come lei. Oh, allora va bene, almeno credo. Ammazza! Non posso credere che abbia... Fermo! Niente cibo qui. Chissà quanto ci metto a mangiarli. Oh, forse non riuscirò a passare. Ma magari loro possono aiutarmi. Quel coso di sicuro sì. Ho un piano. Preso. No, posso spiegare, non è nemmeno mio, vede... Oh. Sembra una normale palette di trucchi, vero? Beh, non per molto. Con questo toglierò tutto l'ombretto. E una volta tolti tutti, li sostituirò con dei dolci. Toglierò l'involucro e li schiaccerò così. Adesso ci stanno benissimo. Ma guarda che buoni! Che spettacolo! Non c'è niente da vedere qui? Fermati! Che cos'è quello? Dell'ombretto, vedi? Liscio come l'olio. Che mi dite, festaioli? Volete qualcosa di dolce? Ehi, uno alla volta! Il resto è per me. Ehi! Grazie! Ciao! Non ce la faccio a berne un altro, accidenti! Voglio del cibo vero! Ehi! Mi ero dimenticata di questi! Ma non devo farmi beccare, altrimenti non mi farà fare la sfilata! Ci deve essere un modo! Cannuzze, via! Apri la noce di cocco e appoggiala in questo modo. Poi versaci dentro i tuoi dolci preferiti. Riempi per benino. Qualcuno ha chiamato la dea dei tropici? Sì, sono dei cocchi veri. Ripieni di prelibatezze. Non vi dispiace, vero? Moda, sto arrivando! Ah? Certo che non imparate mai, vero? No, ma li ho appena comprati! Da qua, forza! Anche le patatine! Non esiste proprio! Oh, nessuno tocca i miei snack! Ma quella chi è? Che c'è? Non ho del cibo! Non ho neanche le tasche, vedi? Ok, va bene! Grazie, caro. Ci si vede? Ti sbagli, il velluto non va. Questo è naturale. Shh. E dai! Come sono stretti. Adesso va molto meglio. Ah. Ecco. Grazie. Prendete ciò che volete. I pantaloni elasticizzati sono versatili. Quel colore è il top. Non posso credere che stiamo andando a una sfilata! Guarda! Oh? Ma che... Cercavi questo?
Niente cibo, vedete? Accidenti. Parliamone. E adesso che cosa facciamo? Sofia! Che c'è? Questa? Dammelo. Ti aspetto qui. Vedi questi? Mettili tutti sul tavolo e poi su un filo. Non dimenticare il nodo. Ma dov'è? Ti piacciono? Te ne ho fatto uno. Ehi, grazie! Adesso possiamo entrare? Oh, uno strano odore, ma... Sì, potete entrare, prego. Grazie. Gli accessori commestibili sono di tendenza. Serve energia a una mente creativa. Dunque, cosa renderebbe la lezione migliore? Ehi, ne vuoi? Il prof non se ne accorgerà nemmeno. Ma quanto chiacchiera! Scusate? Sta arrivando! Fa finta di niente! Ehi, prof! Per favore, non i miei dolcetti! Che rompiscatole! Tranquilla! Sofia! Non voglio rischiarmela! Sofia! Sul serio, non mi voglio mettere nei guai! Beh, più per me allora! Devo concentrarmi! Aspetta un attimo! Ma perché non ci ho pensato prima? Ho avuto una grande idea! Prendi un portapenne come questo! E disegna un cerchio. Ora bisogna ritagliarlo. Metti della colla a caldo al centro del cerchio. A zigzag è meglio. Poi attaccaci le matite con la punta all'insù. Perfetto! E ora il portapenne. Una volta che le caramelle sono dentro, puoi nascondere tutto con le matite. Ecco! Vuoi prenderne una? La blu è la mia preferita! Copri tutto prima che il prof se ne accorga! Siamo proprio furbe! E ora il secondo round! Ah, in difesa, dai! Prendi la palla e segna! Vai, vai, vai! Ehi, vuoi una caramella? Oh no! Non hai letto il cartello? Niente cibo qui. Le regole sono regole. Stanno per segnare? Che cosa abbiamo oggi? Oh! Sono rovinata! Chi mangia tutte quelle caramelle? Per favore, non chiami i miei! Oh! Oh oh! Sto vedendo le stelle! Ma mi è anche venuta un'idea! Oh sì! Ciao! Prendi una palla e tagliala in questo modo. Vedi questo spazio vuoto? Riempiamolo! Ci puoi mettere un sacco di roba! Ho preso una palla, vedi? Ehi, stai meglio! Cosa? Incredibile! È il mio preferito! La partita è molto più bella così! Oh, nascondili! Guardiamo la partita, coach! Ok! Fallo!